E scripto patronum! Ci sarebbe il sortilegio per avere lo script. E non so manco perché me lo sono fatto contro. Bella raga, che sono Flayne, bentornati, siamo qui! Oggi ragazzi di nuovo su Pokémon Duel! Per mostrarvi ragazzoni innanzitutto i nuovi 3 Pokémon che hanno aggiunto dall'ultimo aggiornamento. Ma innanzitutto ragazzi abbiamo il Padre Eterno. Abbiamo 3 Reunigas, abbiamo un Deoxys, un Latios e un Pecorone. Quindi questi oggi ragazzi si fanno devasti assoluti in arena. Voglio le 2500 coppie che non raggiungerò purtroppo mai, perché mi becco contro sempre i Ginesoni ultra dopati, come piace a mia madre. E ragazzuole, se riuscirò a vincere almeno 2 partite, mi andrò a aprire 3 booster, ragazzuole, di quelli che mi hanno regalato, appunto, tra le daily, tra le quest sbloccate nel torneo e cose varie. Ragazzi, ma anche quest'oggi, prima di cominciare, come solito, invito a lasciarmi un bel pollice in su, ragazzi, un bel mi piace, che anche quest'oggi deve essere messo in moto ormai, ragazzi. Perché anche quest'oggi la light challenge spunta come i funghi spuntano su in montagna. E la cosa quest'oggi, ragazzi, è abbastanza zozza, perché dovete riuscire a mettere mi piace con le mutande. E una volta fatto ciò, ragazzi, commentatemi qua sotto con la materia che vi sta più sulle palle a scuola. Andiamo subitissimo, ragazzi, a vedere i nuovi Pokémon. Tra l'altro ce n'è uno che è grosso come una mucca, ragazzi, è fortissimo. Il primo, ragazzi, che hanno aggiunto è lui, mia madre. Ha un 100 per, quindi uccide tutti. Ha Bulldozer, che non può essere ucciso. In pratica questo uccide e non può essere ucciso, ragazzi. Parte le stronzate veramente da Hyperion, è fortissimo. Come secondo Pokémon, ragazzi, hanno aggiunto Heatran. Vi giuro che questo non lo so pronunciare, non l'ho forse manco mai visto. Comunque è veramente utile nel caso, insomma, qualche Sharpet fastidioso svolazzi sopra le nostre basi. E come ultimo abbiamo lui, abbiamo Liepard, che sarebbe tipo l'evoluzione di un gatto che diventa una sorta di leopardo, diciamo così. Questo è una merda assurda, perché nel caso noi avessimo un bel Deoxys 130 in panca e questo, insomma, beccasse assist, potremmo far spinare il nostro Deoxys in panca e se becca 130 quell'assist leverà 130. Io direi di sfiondarci subito in arena a vedere se troviamo qualcuno da arare, sperando di non trovare gli ultra cinesoni dopati a riso. Quelli, ragazzi, ho risaputo che ci arano male. Ma non i botti, prego. Perché, ragazzi, ultimamente non lo so, sarà la fiera del bot. Ok, 5 coppe, ragazzi, abbiamo lui. Abbiamo il Time Boss e il Rainbow. Meno male, un bel Rainbow, finalmente, ragazzi, dopo 40.000 anni. È proprio quello che ci vuole. Finalmente trovato l'avversario serio. Siamo contro Teach. Non so quanto convenga comunque mettere 2 Charizard in un mazzo, dato che sono molto lenti. Più che altro metti 2 Charmeleon, o al massimo, se ne solo uno, metti ne solo uno. Ragazzi, ma fotte sega, noi abbiamo il Pecorone, quindi arriviamo chiunque. Vero, Sharpet, che tu non romperai le palle. No vabbè, Sharpet, ragazzi, è un dito nell'occhio proprio. Ammazza subito, ragazzi. Andiamo con Latios, che c'ha un sacco di attacchi. Beccherà mica Doge. Non beccare Doge. Vai là. Perché deve fare Will-O-Wisp, ragazzi? Lo odio quel Will-O-Wisp di merda. Adesso andrà nell'angolo. Non riusciremo sicuramente a contrastarlo e farò la figura di merda come al solito. Va bene, ragazzuoli, double chance al nostro Latios. E poi giù cattivo. Mi saremo sicuro. Puttana troia, ragazzi, lo sapevo. Lo sapevo. Godo male. Morivo contro Sharpet. Scleravo, raga, come un vecchio di 90 anni quando non trova la dentiera. Io. Raga, strategia di pochi. Hard jump qua in mezzo. Dato che non ha Pokémon che si muovono di 3, non può chiuderci con il surrender. Possiamo tranquillamente fotterlo. Voilà, bravo il mio Pecorone, ragazzi. O al gol blocco è fottuto. Perché io non sto mezzo. Ragazzi, io me le gufo. Ogni santa volta me le gufo tutte. Facciamo una cosa, Glaceon. Facciamo che non hai capito un cazzo. Bravo, Reuniclass, ragazzi. Dopodiché ne mettiamo un altro sotto. Perché se ci hard jump, insomma, ci rompe un po' le palle. No, se riesce con Charizard, quindi ragazzi tappiamo la base, mettiamoci in protezione con un altro Reuniclass, poi passiamo il turno. Potrei tappargli la base se non fosse che il suo Glaceon potrebbe tranquillamente romperci le palle. Eccolo lì, ragazzi, ma è giunto il momento di entrare col boss. E già che, ragazzi, abbiamo Deoxys a difendere, io direi di partire cazzuti con il nostro Reuniclass. Ammazza Glaceon. No, proprio miss, no, è tutto quanto, ma non miss. Becca anche 5. No, no, raga, 2 miss di fila, no. Ma cosa, 3 miss di fila, ma quando, ragazzi, ma mi spiegate la percentuale che c'era di beccare 3 volte un misc grande così? Come piace a mia madre. Oh, Reuniclass, però c'era mamma, gli altri, ho fatto spinare 3 volte. Glaceon, facciamo che ti è andata bene con Reuniclass, ma con Deoxys proprio il culo si spana. Oh, così mi piaci, così Deoxys. Poi arriva Deoxys, simpatico, simpatico, e via Aralano, via Aralano, via Aralano. Ammazza anche Charizard, che tanto uno in più, uno in meno, ne hai 2, fa lo stesso. Beh, bravo, 130, no, Dragon Tail dovrebbe farmi tornare da capo, mi sembra. No, che minchia, si è liberato Shaff e deve andare a tappare la base subito. Lui si tappa con Zekrom, quindi io direi di provare subitissimo la trappola anti-Sharpet. Prepariamo, ragazzi, un'appetibilissima chiusura da parte del suo Sharpet verso il nostro Reuniclass. Se ci casca, ragazzi, lo inculiamo a bestia, perché insomma lui dice: ragazzi, proprio un pollo. Che pollo! Sei un pollo, Amadori! Voilà, ragazzuoli! Serio, certa gente ha ragione, non lo so, con i calzini più che con il cervello. Se mi ammazzi il Pecorone, giuro che vengo su con Deoxys, ti squarcio l'anno.
brava la mia pecora, brava la mia pecora, si pianta in Doge, così mi piace, bravo bravo il mio pecorone. Ok ragazzi, andiamo avanti con Deoxys, cioè li devo ammazzare tutti, non può toccarmi la pecora. Il nostro Deoxys piano piano si avvicina e il suo Charizard dice bye bye la sua mammina. Non devi fare Dimension Flip, basta cazzo, che due palle. Ti prego pecorone, fai Doge, fai Doge, fai Doge. Puttana troia, no, questo ragazzi è un affronto. Grazie, tu sarai la prima vittima di questo Deoxicidio, che poi non è vero perché Deoxys che uccide. Tranquillo Greninja, prima o poi arrivo anche da te, però prima abbiamo Charizard e anche Charizard deve morire perché basta Dimension Flip. Perfetto, proprio da Dio, benissimo, 130, gioco così, bravo Deoxys, ma la vendetta non è ancora finita. Finalmente Greninja, è giunto il momento di morire, pagherai questo affronto, morirai. No, no, cioè non ti salvi così, puoi fare anche 120, poi me lo spini 10 volte, non me ne frega un cazzo, no, 10 volte meglio di no, 60 ragazzi, la giusta punizione, Deoxys non perdona. Se viene con Shuppet e mi fa fare Dimensional Flip mi incazzo, ragazzi, no, 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 ti prego, non far Dimensional, non far Dimensional. Godo come un disgraziato, vaffanculo. Shuppet muore e il nostro Deoxys a 2 minuti e 28 dalla fine arriva e la chiude. Non così ragazzi, senza perdono questo match ragazzi, senza fottuta remissione con Deoxys Time Buster Purple. Per noi solo 26 coppe, vabbè, quando perdo però me ne togli 40, vabbè, le lasciamo perdere, che va bene, ci sta ragazzi. Facciamone subitissimo un'altra, anzi no, prima abbiamo il baule della corona, adesso sarà tipo la saga dei bauli arancioni, troverò solo quelli, troverò, dammi la ex. No, è di merda, perché è un Fennec, perché è un Fennec che mi viene l'ulcera. Ragazzi, io volevo dire contro chi cazzo sono, purtroppo spiega, se c'è qualcuno di voi ragazzi che conosce il cinese o il giapponese, non so che lingua sia, mi dica cosa c'è scritto, perché insomma io vorrei dire siamo contro, siamo contro, io non so cosa sia quella cosa lì, quindi siamo contro qualcosa che ha Deoxys, quindi non va bene. Andiamo dentro ragazzi con il nostro Latios, sperando che non mi venga con Deoxys, ti prego. Deoxys te stai calmo, buono. Devo stare zitto, porca troia. Ragazzi, Ardell jumpiamo, già che ci siamo, bravissimo il mio Latios. O è pazzo che ci uccide oppure va a tappare il buco. Secondo me ragazzi più saggio tappare il buco, poi non so. Comunque la sua area ragazzi è più trafficata delle gambe di una mattona, ma vabbè. Entriamo con l'altro Reun Ingress in caso insomma di molestie da parte di Deoxys. Possiamo levare 100 che non cambia poi un cazzo. Comunque come mai Lucario è saltato? Ah è vero ragazzi che Torterra può essere scavalcato, mi sembra. Avanziamo con il nostro Reun Ingress, così insomma diamo ancora il legame a quell'altro e aspettiamo il suo turno. Ragazzi entra con Rayquaza, adesso mi tocca ammazzare. Oh ragazzi, non so perché voglio ammazzargli coso Rayquaza, poi non... Cosa fa? Ma è un pazzo. Non possiamo non lavare l'affronto. No no, tranquillo Lucario, cioè finché non muori io sto qua, te lo prometto. No, questo non va bene ragazzi, cerchiamo di... Minchia, se muoio faccio la figura di merda epocale, bravo. Accontentiamoci ragazzi, va benissimo confusione. Avremmo spinnato 40 volte, 40, non si ammazza sta merda. Non ne posso più, uccidilo Reun Ingress, porca... cioè così proprio sei vita su un piatto d'argento. Possiamo spinnare quante volte vogliamo e ti prego, beccami quel... Ma proprio perfetto ragazzi. Ma ciao bel Rayquaza, sei proprio... No, non sei carino manco per il cazzo, manco per il... Madonna santa no. Se arde il giampiano abbiamo un'occasione in più per riuscire a ucciderlo, quindi direi di farlo assolutamente. Cosa fa? Un attacco a Reun Ingress? No, Reun Ingress, non morire, non morire, non... Bravo, Reun Ingress. Anche come fa spinare sta merda, dai, Deoxys su, non fare così, cazzo. Intanto Dimensional Flip potresti prenderlo, me lo prendi sempre. Va bene, no, no, cioè, va bene, niente, dammi confusione. No, beh, ti prego, becca confusione. Becca confusione. Godo malissimo, vaffanculo Deoxys. Ah, vuole ucciderci Deoxys. Ragazzi, ma questo è un folle, ragazzi, è un pazzo. Cioè, non so cosa sia, ma... No, non è pazzo. Anche culo, porca troia, ti prego. Beccagli se... Negus. Scusa, mi sei venuta, niente di personale, però... Finché sei in campo, non mi... Benissimo. Mi piace, ragazzi, quando confusione porta sul miss. Mi piace un sacco... No, no, ti... dai, becca 50-120. C'è un... dei bianchi sono enormi. No. Mi dispiace messer Penuto, purtroppo devo ucciderti. Qui ci siamo, diremo anche una sberla Torterra, così insomma per fare amicizia. Ammazza la tartaruga, ammazza la tartaruga. Ragazzi, ma quanta cazzo di sfiga sto tipo qua, non lo so. Surprise motherfucker. Reun Ingress, io ti amo, sei uno spettacolo. 120, Torterra se ne finisce a fare in culo. Perfetto ragazzi, da Dio, adesso non può entrare con nessuno. Ragazzi, lui tappa il buco con Umbreon e noi ci spostiamo, visto che lui comunque una mossa la deve fare per forza. Dopodiché potremmo chiuderlo con l'altro Reun Ingress. E guarda che mi faceva comodo l'altro Ardell Jump, potevo direttamente vincere con quello, vabbè.
Facciamo una cosa, apriamo la base, ragazzi, già che ci siamo, così non entra nessuno. E caro mio Umbreon, io non faccio niente, tu stai fermo. Adesso lui dovrà sicuramente muovere Deoxys, perché si muove Umbreon, glielo ammazziamo subito. E ragazzi, prepariamo il nostro piano infame. Cosa fa? Ah, può entrare senza... ah, minchia, che palle. Switchiamo il nostro pecorone, ragazzi, con Reuniclus. Dopodiché, raga, proviamo l'aggancio. Catenaccio, ragazzi, con Reuniclus. Il prossimo turno, ovviamente, se Deoxys non ci attacca, perché se ci ammazza mi incazzo, ragazzi, come una bestia, perché stiamo facendo la partita best Eva. E ho solo un minuto, porca puttana, non me ne ero accorto. Raga, ma è scemo. Ma perché, ragazzi, ho mosso Umbreon? Ma che senso? Ma perché? No, ragazzi, questo deve aver usato gli alt-ticket. Ogni tanto sballano, dai. Ma come cazzo fai a giocare con gli alt-ticket quando sei messo nella merda in questo modo? Cotone, non perdonare l'ignoranza. Vaffanculo, Deoxys muore, ragazzuoli. E il prossimo turno il nostro Reuniclus può chiudere mia madre. Queste qua, ragazzi, sono tipo, no, le mosse della disperazione. Non so cosa servono, comunque. Va bene, no, lui non può fare nient'altro. Quindi, ragazzi, bravo il mio Latios. E 57 secondi dalla fine il nostro Reuniclus chiude i giochi. Boom, così, ragazzi, battiamo il nome impronunciabile. Minchia, ragazzi, facciamo delle partite della madonna. Arriviamo male, ragazzi, nostro avversario. Un altro Time Buster Rainbow. Minchia, 36 trofei. Non male, non male, ragazzi, non male. Ci avviciniamo veramente molto alle 2005 che non raggiungiamo. Vabbè, ragazzi, potremo beccarle nel prossimo episodio. Comunque, un Time Buster Rainbow. Queste, ragazzi, le prendiamo insieme. E adesso, ragazzi, è giunto il momento di andare a aprire i bauli dallo shoppino. Guarda che belli. Allora, miei cari Buster, non fate gli stronzi. Datemi un Rhyperior. Esempio, tipo, dico così. Per esempio, ragazzi, sarebbe veramente figo Rhyperior. Veramente un muccone da guerra assurdo. Abbiamo tre biglietti, quindi tre possibilità di trovare qualcosa di figo. Tappiamo subito, ragazzi, che prima si tappa, prima si ha il culo. Ma non in questo caso. Vabbè, ragazzi, il primo baule ci può stare che mi trova merda, ma non che mi trova i gufi, perché io i rapaci non li voglio, ragazzi, vaffanculo. Vabbè, mi mancava Noctowl, non l'ho mai visto, magari, ragazzi, buono, non lo so. C'è un Mega Ipnosi di 3 stelle, quindi veramente, veramente buono. Minchia, ragazzi, tra l'altro non ho mai trovato un tut, cosa veramente molto ignorante e strano, perché fa cagare. Di solito quelli fanno cagare li trovo subito. Prossimo biglietto, ragazzi, io qua mi aspetto la ex, sicuro, ragazzi. Cioè, sicuro, no, però di solito su 4 booster trovo 2 ex, quindi no, 2 ex no, però almeno un ex la trovo. No, e anche stavolta mi sa che non troviamo un cazzo, ma porca puttana, ti prego, dammi lo shop. Io non ci voglio credere. Ragazzi, me la sono gufata in tutti i sensi. Ragazzi, cazzo. No, ragazzi, seriamente, che cazzo di senso ha sta roba? Non ci posso credere, ragazzi. Mi sono gufato tutti in una maniera incredibile. Tra l'altro, tutto è anche un gufo, quindi abbiamo gufato il gufo. Ultimo bavolotto, ragazzi. Lo sappiamo che c'è un ex, ragazzi. Lo sappiamo perché tapperemo e ci salterà fuori. No, no, mi salteranno fuori il rigatone di Jerry Scott, ragazzi. Mi salteranno fuori, no, gli Haunter, vaffanculo. Preferivo Ghastly, cioè, senza offesa Haunter, ma preferivo decisamente Ghastly. Vabbè, ragazzi, oggi siamo stati sfigati con i bauli. Vabbè, ultimamente, ragazzi, comunque veramente la rogna che è pesantissima, non trovo un cazzo. Ma in questi Rainbow, ragazzi, speriamo di trovare qualcosa di figo prima o poi. Ditemi cosa ne pensate di tre Reuniclus e Deoxys. Aspetto sempre di trovare comunque un Ghastly o qualche altro Deoxys. Sicuramente non accadrà mai, ragazzi, perché date le ultime circostanze trovo solo dei gufi. Io, ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, di lasciarmi un bel mi piace, un commentino. Iscrivetevi al canale se volete, trovate Facebook, Instagram, testo nei commenti come al solito, ragazzi. E che dire, vi ricordo che alle 19 uscirò video di Next, quindi ragazzi non perdetevelo. Qui da Flame dalle civette strozze è tutto, bella lega. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ho matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.